Siamo già in diretta? Siamo già in diretta, Marika, non ce l'aspettavamo. È successo però. Buonasera pubblico del Central Park Café. Buonasera a tutti, ben arrivati. E un saluto anche ovviamente ai nostri ascoltatori di RC Radio Conegliano e ai nostri telespettatori di Veneto Globe. Benvenuti a tutti. Buonasera a tutti. Questa sera vi faremo compagnia con le voci di tutti gli amici che sono venuti qui in questa serata karaoke del Central Park di Oderzo. La prima di, ci auguriamo, una lunga serie di serate. E siamo già tanti, molto belli. Stiamo buona per cominciare prima questa serata di karaoke in diretta radio e TV per la prima volta, credo, nella storia. Sì, è vero. Siamo belli, siamo bravi. Siamo i nuovi fiorelli, noi siamo i fiorellini di Veneto Globe. Speriamo di esserlo. Un futuro smagliante anche per noi, chissà che si prospetti presto. Ma intanto, la prima cosa da fare, io volevo mettere comunque la nostra sigla e risalutare tutti di nuovo. Ci stai? Ci sto. Ci proviamo? Ci proviamo? Così voglio sentire il vero applauso del pubblico del Central Park Café. E siamo qui! Ancora benvenuti! Il vostro applauso! Questo è il pubblico del Central Park! Oderzo! Io vi ricordo di invitare tutti i vostri amici che non sono presenti qui stasera a cliccare www.venetoglobe.com per guardare questa diretta, oppure www.radioconegliano.it per la diretta radio. C'è una doppia diretta questa sera, quindi mi raccomando, invitate tutti, e poi chissà che qualche ascoltatore che sta ascoltando in questo momento o sta guardando ci possa raggiungere più tardi. Sarebbe cosa bella. Perché no, perché no? Fateci delle sorprese. E a tutti voi che avete appena finito di cenare, mi raccomando, giretto intorno al Central Park, perché tra pochissimo inizierete a cantare, quindi digeritevi. Buon appetito a chi sta ancora mangiando. Ma noi la prima cosa che dobbiamo fare a questo punto è un ringraziamento e un saluto al nostro sponsor, Idea Capelli. Ebbene sì, facciamo un applauso al nostro sponsor. Vuoi stupire tutti con un nuovo look? Idea Capelli è il posto giusto per te. Professionalità, arte e un pizzico di ingegno ti travolgeranno e ti porteranno nel magico mondo dei prodotti Paul Mitchell. Tagli fashion, colori, messi in piega, trucco sposa e molto altro ti aspettano a Oderzo in Viale Frassinetti 10. Informazioni 0422 716391. Idea Capelli, un nome, una garanzia. E facciamo un altro applauso a tutti voi a Idea Capelli, e soprattutto un grande applauso al primo cantante di questa serata. Chi è? Chi è? Chi è? È il nostro Armando! Eccolo! State per vedere colui che aprirà la serata di oggi. E allora noi lo presentiamo anche ai nostri amici che ci stanno guardando su Veneto Globe. Armando è in arrivo, si deve fare spazio, ma c'è. Ciao Armando, ben arrivato! Sei agitato Armando, prendi il microfono blu e diccelo! Eccolo lì! Sei agitato, sei teso? No, tranquillo, puoi bravo, usarlo bravo, il microfono? Normale, normale, normale. Molto bene. Allora Armando, la tua canzone è già splendida così per definizione. Sei pronto? Ci siamo? Nella nuovissima versione PFM... Impressioni di settembre. Spettacolo. Armando. L'applauso vostro per Armando. Gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, già l'odore della terra, ho
odor di grano. Sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te. Sembra quasi un mare d'erba. E leggero il mio pensiero voleva. Ho quasi paura che si perda. Verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No! Cosa sono? Sono un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo, solo il suono del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno. Come sempre sarà. Ma quanto è stato bravo Armando! Grande Armando! Il primo cantante della serata! Il primo coraggioso! Molto molto bene! Oh, intanto non so se hai notato Marika, lo dico anche ai nostri telespettatori di Veneto Globe e ai radioascoltatori di RC Radio Conegliano, intanto che andava questa canzone c'è sempre una messa in piega meravigliosa da parte di Idea Capelli. Eh sì, Idea Capelli che sta facendo i boccoli alla cristiana. Wow! E ora sì? Giunge a noi la voce femminile di Luciana. Meraviglia. Anzi, scusa, di Lucia. Ah, hai cambiato idea così, al volo. No, è che questa sera, sai, no, anch'io sono un po' così, sotto sopra. Dice Luciano o Lucia? Non lo sa neanche lei in realtà. Però, no, va benissimo, noi siamo qui apposta per decidere all'ultimo momento. Luciana, va benissimo. Avevo detto giusto. Va benissimo Luciana, ok. Microfono blu. Non si sa mai, uno cambia idea, poi... Ci canta un bellissimo brano di Mina. Wow. Molto impegnativo. Che quest'anno NEC, tra l'altro, anzi l'anno scorso, ha riproposto in una chiave moderna. Meravigliosa. Con Se telefonando, Luciana. Sei pronta? Pronta. Amor, se telefonando, io...
Luciana. E ovviamente anche per gli amici di Veneto Globe, lei era Luciana, una canzone meravigliosa di Mina era Se telefonando, ma i cantanti ce ne sono ancora tanti da far esibire e a questo punto credo sia arrivato il momento di un maschietto, se non sbaglio, Marika. C'è un maschietto e che maschietto! Ah, ho già capito. È l'uomo nato con il foulard, donne trattenete ogni istinto perché lui è mio, arriva a cantare per noi, Vito Vip! Grande Vito! Un grande applauso! Grande Vito! Vito uno, sempre col microfono blu. Uno dei nostri cantanti di punta, potremmo dire. Assolutamente sì, ricercatissimo. Canta una canzone ancora più importante. Benissimo! Pavarotti per noi! Con Nessun Dorma. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua preda sta. Ragazzi, ebbene sì, i nostri protagonisti. E non sono ancora finite, peraltro, perché stiamo quasi cercando di rispettare l'ordine uomo-donna. E quindi, che donna sta per arrivare? Lei è bionda, lei è bella, lei è una Barbie. Vabbè, una Barbie di qualche anno fa, però sempre una Barbie, eh? No, si dice Barbie vintage. Dai, vieni, Giusy. Vieni, tesoro. Sai che il vintage mi è tornato in auge, no? Ma infatti. Nello stile arredamento, nello stile casa, nello stile capelli, nello stile occhiali. E lei è tutta vintage. Più di così cosa vogliamo? Microfono blu per la nostra Giusy, che canterà un brano di Gerardina Trovato.
Preparatevi a sognare e a sognare. Eccola che arriva! Mi sveglio sempre come una mattina, senza sapere mai che cosa fare. Faccio due passi poi mi torno giù a dormire. Non c'è più niente che mi fa impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire. L'unica cosa bella è dormire, dormire, dormire. E sognare, sognare, sognare. E sognare dei topi che mangiano gatti, o dei petti rossi che mangiano pai, che poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi, a piedi nudi sopra i sassi, vivere adesso e non domani, come gli zingari sul prato, dove la pioggia dalle mani, senza tempo e senza dubbio. Per le strade, tra quella scia, quella delle borgate, mi siedo stanca, indifferente. Mi sono messa troppo oro addosso, mi si avvicina un tipo brutto e grasso, mi chiede se lì vicino c'è un gabinetto. E sarà meglio sognare, sognare, sognare. E sognare dei topi che mangiano gatti, o dei petti rossi che mangiano pai, che poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi, a piedi nudi sopra i sassi, vivere adesso e non domani, come gli zingari sul prato, e fateglielo un grande applauso. Ma che voci ha, cara Voice? Ma quanto vi dobbiamo ringraziare per quanto siete bravi. E a proposito di ringraziamenti, io credo che doveroso sia subito un ringraziamento forte da parte di tutti per il Central Park Cafè che ci ospita qui stasera. Assolutamente, vogliamo sentire il vostro caloroso applauso. Central Park di Oderzo. Ma il primo mercoledì, il primo in assoluto. Eh sì, è la prima, è la prima. Ed ora a celebrare la prima e a raccontarci di quanto sia immenso il nostro piacere. Assolutamente. Sarà un altro pezzo vintage del tour, del giro Cara Voice. Guarda, lo posso andare a prendere io? Sì, vallo a prendere tu. Lo faccio con le donne di solito, Ma lui merita. Ci sarà la anche tua un motivo, attenzione. Ma lo voglio andare a prendere. Il grande Eugene, l'uomo vintage più sexy e libero che possiate trovare in provincia. Assolutamente. Microfono blu davanti a te, perfetto. Allora, una canzone che fa battere il cuore. Canta per noi
E per tutti quelli che si ricordano di quando questa canzone fu scritta e interpretata la prima volta, esatto, l'immensità di Don Bachi. Preparatevi ad ascoltare Eugene. Vai. Sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che questa grande immensità, qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo io sarò. Amore anche per me, per me che sono nullità. Nell'immensità, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Di Don Bachi. Allora io ci tengo a far presente una cosa, perché intanto che andava questa canzone stupenda, meravigliosa, i nostri cari amici di Idea Capelli hanno cambiato cavia, possiamo chiamarla cavia, cavia a questo poverina punto. È una bellissima ragazza peraltro, e io farei un applauso ad Anna a questo punto. Un applauso ad Anna sotto le mani sapienti. Guarda, del... vado anche a stringerle la mano così dello mi permetto. Staff Idea Capelli, complimenti, davvero agli occhi di ghiaccio questa ragazza, non so se si vede anche per i nostri amici di Veneto Globe, ma agli occhi di ghiaccio. Come com'è questa acconciatura? Che cosa state facendo? Si può dire intanto? Più che di ghiaccio brillano comunque, da dire, Riccardo. Aspetta, aspetta che sentiamo che cosa vogliono comunicarci i nostri amici di Idea Capelli. Una piega mossa con piastra, a differenza del ferro della signora di prima. Questa avete un boccolo più definito verso la punta, diciamo. Avete capito solo voi, perché io... No, beh, bellissimo. Più definito verso la punta, quello che piace a me, che invece che partire alto, insomma... È più carico, più pieno verso la punta.
Allora facciamo così, mi farò crescere i capelli così anch'io farò una conciatura del genere. Dopo che... rifaremo la conciatura anche a Guerrino, che è quel bel ragazzo pieno di capelli. Assolutamente sì. Detto proprio anche belli capelli. Anche Willy però farà una conciatura meravigliosa tra poco. Anche Willy, anche Fabio, anche Fabio. Anna, sappi che ti stiamo inquadrando in questo momento, quindi tutti gli amici di Veneto Globo ti possono guardare. Gli amici invece di RC Radio sanno solamente che ti chiami Anna, che sei una bella ragazza e che ti stanno facendo i capelli meravigliosi. E questo è già tanto. E anche che Riccardo apprezza particolarmente gli io occhi. Apprezzo sempre, perché io sono un fan dei parrucchieri in realtà. Ah, dei parrucchieri. Ci vado poco, sì. Anche perché li taglio sempre molto corti, quindi non è che cambi poi più di tanto. Però sono un fan, sfegato. Siete bravi ragazzi, davvero. Marica, tu ci vai dai parrucchieri? Sì, sì, con quando una hai frequenza tempo. Okay, instabile. Sì, sì, no, mi pare giusto. Io, vedete, li ho corti i capelli, quindi non è che possa fare chissà quali grandi cose. Ma magari un giorno li farò crescere, appunto, e quindi cambierà qualcosa. Vero. Chi abbiamo a questo punto, Marica? Perché continuiamo questa serata di karaoke al Central Park Café. Abbiamo... abbiamo con un brano di Francesca Michielin. E allora ho già capito chi è. Hai già capito chi è? Ho già capito chi è, ragazzi. Emilia! Guardatela. È qui davanti a noi in pole position. Sta arrivando a cantare per noi. Una voce che saprà, credo, catturare la vostra attenzione e il vostro cuoricino, perché lei canta davvero con una passione difficilmente eguagliabile. E anche canzoni piuttosto fresche, quindi grazie. Sì, 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 con Nessun Grado di Separazione, Francesca Michielin, interpretata per noi da Emilia. È la prima volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scala, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione fra di noi, siamo una sola direzione in questo universo che si muove. Non c'è nessun grado di separazione. Davo meno spazio al cuore, più alla mente. Sembra un passo indietro, l'anima in allerta. E guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta. Nessun grado di separazione.
dobbiamo dire che è fantastica Emilia. Però grande. Anzi, resta qui, resta qui. Sì. Ti raggiunge invece Eddie. Sì. Perché assieme interpreteranno un brano Pacifico Nannini. Ma dai. Te giuro. Tu che sei parte di me. E allora che microfono possiamo dare? Giallo, giallo. Giallo, eccolo qui. Preparatevi a questo duetto. Aiutami tu. Sì, 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 sono d'accordo. Braccia lunghe, spalancate all'aria, solo nel vento sei sempre felice, e butta via i ricordi, getta ogni cornice, lascia spazio alle cose a venire. Fuori c'è una notte intera, puoi perderti. Faccio io, Emilia. Tu che sei parte di me e lasci fuochi piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa. E ogni nuovo paura alza il fumo negli occhi e le parole cominciano male. Tu riuscissi a dire, riuscissi a spiegare, è solo pelle che inizia a cambiare. Fuori c'è una vita intera, vuoi perderti. Tu che sei parte di me, e sogliendo i nodi, le resistenze, le mani chiuse. Tu che sei parte di me, e porti sogni e mi fai sorprese. Tu che sei parte di me, soli per la notte intera, soli per la vita intera. Tu che sei parte di me e lasci fuochi in piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che sei parte di me, ultima luce, ultima insegna accesa. Fuori una notte intera, fuori una vita intera. Grazie. Che spettacolo, bravi! E loro colpiscono diritto al cuore, eh? C'è e non poco solo. Da fare. È così, è così, è così. Ci piacciono. Vi riprendo i microfoni, li posizioniamo così, bravissimo. Già hai imparato, quindi ti possiamo assumere anche quasi. E adesso la ragazza che per prima è stata capia del nostro magnifico sponsor Idea Capelli, tutta di bocco il nuovo. E ora vado a prendere anche lei. Vai a prendere. Seguitemi. Anche lei. Ma prego, facciamo Viene anche una piroetta. A cantarci. Meraviglia. Un feeling good, Michael Bublé. Il primo microfono che trovi davanti a te, eccolo. Io mi ritiro da questa parte. Quindi andiamo con un Michael Bublé tutto originale a questo feeling punto. Feeling good, interpretato per noi da Cristiana. Yeah. Partirà, ve lo garantisco. Non abbiamo dubbi noi. E questo è il bello della diretta. Io a volte ne ho. You know how I feel.
scendesse, you know how I feel. River running free, oh, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know how I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleeping peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and the old world for me. For me. Carattere vocale che la rende unica. Ha cantato per noi un pezzo di Michael Bublé. La possiamo chiamare la nostra Michelle Bublé a questo punto? Che dici? Allora, devo farti capire questa cosa. Sì. Ci sono delle ragazze che fremono. Ma davvero? Sì. Infatti vedevo dei segni, infatti. Perché? Regia. Dobbiamo fare tanti auguri. Guardate un po' lì. Claudia! Auguri! Compie gli anni. Ci proviamo a cantargliela una canzone? Sì, dai, vuoi dai, che ci dai, proviamo. Dai. Non ti chiedo quanti anni sono, per carità, che non è duopo, non si usa più. Me lo fai un piacere? Anche due. Vai lì a capire se davvero si chiama Claudia. Si chiama Claudia, ma comunque sono tutte donne, quindi ci vado volentieri comunque. Era per mandarvi lì un maschietto. Ma ci mancherebbe, sposto anche questa sedia. Auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Claudia, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Claudia, tanti auguri a te. Auguroni! Auguroni! Quando ti ricapita di fare un compleanno in diretta radio televisiva? Però devo dire la verità, io non le ho chiesto quanti anni ha, però lo vedo scritto qui davanti. Accidenti. 35. 35 anni, si vede. 35 adesso sgancia, però. No, figuriamoci, no, non mi permetterei mai. Riccardo è incorruttibile, però se qualcuno gli dà 100 euro o il numero di Elena. Anche per 50 euro va benissimo uguale. Va benissimo. Ci mancherebbe altro. Qualcosa si può combinare. Abbiamo
abbiamo già finito. Se vi avanza una fettina di torta, comunque noi volentieri, soprattutto a me che sono amante dei dolci, grazie. Ora vorrei venisse a cantare qui per noi Piero, perché ho proprio voglia di un brano di Celentano. Marica, poi dobbiamo rifare gli auguri a Claudia, perché c'è Maurizio in italiano, ma credo che in portoghese si dica Mauricio. Mauricio? Ecco. Che vuole Mauricio. Cantare tanti auguri in portoghese. Ah pure. Hai capito? Ci piace questa cosa. Quindi tra poco rimani qui perché la faremo. Canta invece ora Piero un brano di Adriano Celentano, come vi ho anticipato, e questo pezzo è Ti avrò. Yeah. Ti avrò
avrò. Non dirmi che è finita così questa canzone. Sì, sì. Lui, lui sa che ti avrà. A me. Sì. No, ok. Grazie, sì, ho Piero. Ho deciso così. Ho deciso così, ti avrà, ti avrà. Mi avrà, va bene, va bene. Io sono felicissimo quando qualcuno decide di avermi, soprattutto per cantare le canzoni, perché poi fondamentalmente il nostro è un karaoke tutto dedicato a voi e questa sera doppiamente dedicato perché siamo in diretta radio e anche in diretta TV, ragazzi. Salutiamo gli amici di Veneto Globe e tutti gli altri di RC Radio. Fai anche tu un salutino, Marica. L'ho fatto, ciao. Aha. Ragazzi. Ok, a questo punto abbiamo un'altra bionda, sbaglio? Ho una curiosità da chiederti. Sì. Ciò che è più datato del vintage fa parte dell'antiquariato? Ciao a tutti, buonanotte, grazie. No, ah, no, rimango, è una domanda rimango. Importantissima. Sì. Amici, voi adesso capirete perché ho fatto questa domanda a Riccardo. Sì, ma anch'io la vorrei capire. Perché prima abbiamo chiamato una ragazza vintage. Ora ne arriva una che è, che è più che vintage. È la donna bicentenaria. Ma più che bicentenaria. Sì. Lei è la Highlander del karaoke. Voi non so se avete presente la regina Elisabetta. Lei ma è di più. Lei è la nostra queen. La queen Daniela, la vado il a prendere. Il nostro vado pezzo a prendere. D'antiquariato. E viene a cantarci un pezzo che la rappresenta proprio. Vieni Dani. Perché lei ha sempre tanta. Tanta. Ma tanta. Ma quanta? Ma tanta voglia. Ma cosa? Di lei. Che avete capito. Daniela, fai un sorriso anche agli amici di Veneto Globe e RC Radio qui davanti a te. L'antiquariato di valore ce l'abbiamo noi. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ad un tratto so che devo lasciarti, tra un minuto me ne andrò, e non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Tanta voglia di lei. Lei si muove la sua mano, dolcemente cerca me, e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Ragazzi, tocca a me ora, eh? Il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una sera,
tanta, tanta voglia di lei. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. Posto è solo là. Brava Daniela, la nostra Queen. Un grande applauso anche all'antiquariato. Allora io intanto, Marika, devi sapere, qualcuno magari l'ha già visto, ho approfittato per cercare di rifarmi un po' di look. No, non riesco a vedermi adesso ovviamente qui in diretta, ma andrò. Noterete il grande cambiamento del look. Si nota, Riccardo. Si nota. Ma se si nota. Volevo farmi fare dei boccoli, delle cose. Di ma una le... bellezza inaudita. Grazie. Davvero. Beh, d'altra parte quando uno già lo è, figo. Sai cosa sei? Ecco. Pittoresco. Grazie. Grazie per il pittoresco. Figurati, sono stata ispirata da una nostra amica che così ti definiva. Lo immaginavo, lo immaginavo. E ti si addice molto questo aggettivo. Ma a questo punto bando alle ciance. Vorrei ora qui il nostro Germany Man. Una voce importante, un uomo che dov'è, ha portato dov'è? Radio Conegliano fino in Germania e tutti i giovedì ci ascolta. Dino, vieni qui. Grande Dino. Però c'è un altro uomo della Germania, vedo qui. Voleva dire delle cose. No, no, pensavo. Lui deve andare in bagno. Ma a volte capita che uno. Comunque. Dino ci ascolta dalla Germania, dallo Jutland, vero? Se non sbaglio. Lui tutti i giovedì ci scriveva delle cose, perché giustamente noi stiamo qua, ma lui da lì ci raccontava tutto quello di cui noi parlavamo riportato in Germania. Anche perché lo ricordiamo ai nostri amici in sala e anche ai telespettatori di Veneto Globe. Noi siamo in diretta radio su Radio Conegliano con My Voice, un programma di intrattenimento musicale. E non solo. E non solo. Diciamo. Non solo che, però vabbè. No, infatti. E tante altre cose. Certo. Tutti i giovedì dalle 18 alle 20. Per cioè, adesso, per adesso. Per chissà ora. Poi come andrà. E vabbè, scopriamolo insieme. Intanto, se volete, tutti i giovedì dalle 18 alle 20 seguiteci in diretta su FM 90.6 se siete a Conegliano, oppure www.radioconegliano.it. Ma intanto, Dino, sei pronto? Un amore così grande. Già ci sono delle persone che stanno applaudendo solo per l'idea. Sì. Ma sì, ma sì, ma sì. La voce di Dino. Sento sul viso il tuo respiro, caro come sei tu, dolce sempre di più. Per quello che mi dai, io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Un amore così grande.
dimostra che anche quando noi italiani andiamo all'estero siamo sempre un passo più in alto. Grande, complimenti. Questa è la voce, vedi? E che voce! La magistrale interpretazione di Dino. Sbaglio, è Claudio Villa questo? È Claudio Villa, è Claudio voglio Villa. Dire, voglio dire, mica niente, mica niente. Vi è piaciuto Dino? Ditecelo! Ma mica finisce qui, perché ne abbiamo ancora tante di voci da farvi ascoltare. E a chi tocca adesso, giusto per continuare così? Vorrei far venire qui, giusto per continuare questo intervallo maschil-femminile, Antonella. Antonella lì in fondo, ci vorrà un po' perché arrivi, perché il locale è grande, è lontana, ma sta arrivando. Io speravo che questa sera mettesse un po' una scollatura. Niente da fare, niente da fare. Apposta perché siamo in diretta video, anche ha detto no, mi vesto. È un sacco di tempo che cerco di educarla a vestirsi come una ragazza. Antonella, anche tu fai un saluto agli amici di Veneto Globe. Ma guardali però, guardali, ti stanno no, si nascondere. Timidissima. Che cosa ci propone Antonella quindi? Propone un pezzo nel quale, ahimè, anche tu, io? Sì, dovrai dare la tua partecipazione. Ma davvero? Davvero. E io non so nulla e devo... No, affari tuoi, te lo dico io. No, ora. Grazie. L'importante è che a qualche ora io ti aggiorni. No, grazie. Cantano per noi. Allora vengo qui. Sì, sì. Antonella e Riccardo, fate un grande applauso al timido Riccardo. Grazie, non so nemmeno che cosa andremo a fare, però. Ma tu non grazie. Ti preoccupare, io ti garantisco che la conosci. Meno male. Vabbè, no, sei cattiva. No, Antonella voleva fare uno scherzo, ma è troppo cattivo. No, dai, questa la sapete almeno tutti e due. Cantano per noi, dicevo. Grazie perché Morandi e Miss Stewart. Perdonare presuppone. Bella però, bella. Ma un altro applauso così mi carico un po', lo fate? Scarico, però vabbè. Grazie perché mi eri vicina. Guardiamo di là. Ancora prima di essere mia. E perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te
grazie per te. Vivere ancora non fa paura, solo con te. Grazie perché anche lontano trovo la tua, tendo la mano e tu ci sei. Antonella! Ma sono stati bravissimi! Lei di più, dai! Che voce Antonella, che voce meravigliosa. Per fortuna hai tirato sulla media in questo duetto. Sì, brava, sì, brava, sì. Brava. No, io l'ho rovinata un po', però dai. Sì, guarda, peccato troppo, per te, troppo, ma lei era troppo, bravissima. Troppo ancora. Troppo. Ok, chi abbiamo a questo punto? Sono emozionato io che ho cantato, non me l'aspettavo. Vedi, io ti sorprendo con la collaborazione di queste nostre meravigliose amiche. Grazie. È la volta di Willy. Sì. Intanto facciamo notare che Idea Capelli sta continuando a creare dei prodotti molto interessanti. Sì, poi vedremo Antonella trasformata. No, Antonella, no, la ragazza non lo so, di prima. Non l'abbiamo chiesto. Come ti chiami? No, la ragazza di prima che si è Anna? Tu come Anna ti chiami? È trasformata. Poi trasformeremo anche Willy. Rosy c'è qui adesso. Un applauso a Rosy, sotto anche lei le mani sapienti dello staff Idea Capelli di Oderzo. E ovviamente voi che siete già passate sotto le mani di questi ragazzi meravigliosi, rimanete perché poi vi metteremo qui davanti. La grande sorpresa ce la farà Willy. Eh sì, che uscirà che con l'extension. Dopo essere passato sotto le mani sapienti di Idea Capelli, sarà un uomo nuovo. Che brutta persona che sei, Marica. È vero. No, perché sai. Lo so, sono proprio pessima. Canta per noi un bellissimo brano di Sergio Cammariere. Ah, sì. Che non conosce nessuno. Ma è bellissimo uguale. Ma io e te lo conosciamo e già è sufficiente. Due fa già gruppo, l'amore non si spiega. Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza, dove il buio e i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventato tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi. Sarei solo in silenzio e freddo tra di noi. Cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora so cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora acuto come era prima tra di noi. Cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo
sei per me. Altro che Sergio Camariere. Bravo Willy! Così si fa, lo vedi. Meraviglioso. Oh, bene. Questa è vero, Willy, è una canzone che non sanno in tanti, però bella, veramente. Non ce ne sono tante così belle. Ora a questo punto io sono rimasto un po' da solo, ma non è un problema, voglio dire. Marika è un punto forte, ma anche quando non c'è, noi dobbiamo per forza andare avanti, amici di Veneto Globe e anche amici di RC Radio Conegliano che ci state solo ascoltando. È tornata Marika. Ma sono okay, qui, ma sono qui, ero a chiacchierare con un po' di amici che sono venuti a trovarci. Mi sembra giusto. Non può più vivere senza di me. No, più che altro volevo sapere a chi tocca a questo punto, sai, io speravo di fare un po' la invece no. Giustamente, potevo leggerlo, dirai tu, e invece no. Ti volevo qui a dirlo. Sì, è la volta di Guerrino. Ma prima dobbiamo fare una cosa, intanto invitiamo Guerrino. Amici della regia, seguitemi. Abbiamo fatto cantare poco fa Dino. Vieni Dino. Non lo facciamo cantare di nuovo, ma lui deve fare un saluto perché dalla Germania, dice, ci stanno ascoltando. E quindi lui cosa. In tedesco a questo punto farà un saluto in diretta agli amici di RC Radio Conegliano che sul portale ci stanno ascoltando. E allora lo facciamo un applauso agli amici in Germania che ci stanno seguendo dal Central Park di Oderzo. E adesso la parola a te, ovviamente, perché noi il tedesco non lo sappiamo. No, io volevo solo dire che dopo 45 anni di Germania ci abbiamo amici là e abbiamo amici qua, quindi condividiamo la nostra vita, però è sempre bello. E ci sono amici che quando io racconto di queste serate, poi qualcuno che viene giù con me in Italia viene e partecipa e piace moltissimo. Adesso lo faccio in tedesco, come ho fatto quella volta gli auguri di Natale, ti ricordi? Ecco. Allora, liebe Willi, liebe Hubertus, wir sind hier alle gemeinsam. Willi wollte natürlich wissen, ob ich tatsächlich live bin oder nicht. Ich bin tatsächlich live. Das ist hier die richtige Wort für euch. Ich danke euch, dass ihr schnell eingeschaltet habt und mich zugehört haben. Hier sind wir viele Leute, die gerne singen, die gerne und live singen und die gerne fröhlich sind. Also noch 10 Tage, dann bin ich bei euch. Ciao, ciao. Grande! E facciamo un grande applauso! Per me potresti aver anche letto una la pagina Bibbia. Dell'elenco telefonico. Sì, è uguale. Avrei capito tanto uguale. Io voglio solo dire Alexus Amen così e basta, non dirò altro. Io sto solo Auschwitz. Ciao amici germanici! Allora Marika, abbiamo salutato doverosamente questi amici della Germania che ci stanno ascoltando in diretta. Non è una bugia, è vero? E noi invece continuiamo a far cantare le voci italiane che sono forse, non vogliamo dire le migliori al mondo, ma lo sappiamo che è così. Sì, è lo meglio sappiamo. In Italia. È così. Approfitto però di questo piccolo momento di stop per Prego. Fare un altro augurio. Sì. Ad Alex e Flavia, perché abbiamo altri due compleanni questa sera. Dove siete? Dove siete, Alex e Flavia? Non li vedo. Non lo so. Non ci sono? C'erano. Alex, Flavia, non. Boh, chi sono spariti. Sono andati via. No. Ah, sono andati, mi fanno segno. Che bello! No, ma tutto bene. Bello, però noi glieli abbiamo fatti noi gli auguri. Gli abbiamo fatti, Lo rivedranno. Lo rivedranno poi. Se perché scaricheranno comunque l'applicazione di Veneto Globe. Dove quindi risalutiamoli. Ciao, siete andati via, ma vi vogliamo un sacco di bene lo stesso e auguri. Sì, auguroni. E beh, per forza, è doveroso. Voci italiane, stavamo dicendo, quella di Guerrino è una di quelle che tipicamente potrebbe piacere all'estero. Oh, eccolo che arriva. Canta un brano che è stato interpretato da Patty Pravo. Sì. Ah, ti vuole insieme Marika, vedi tu se te la senti. No, perché io non lo volevo dire in realtà, regia, davvero. Marika, pronto qua. Questa volete sera la Marika insieme che canti? Noi vorremmo, però Marika è particolarmente raffreddata stasera. Quindi non so se se la sentirà di cantare. Marika, te la senti? Dillo a loro. Sì. No, ma no, mi sta costringendo. No. Dai, provaci, facci questo regalo. Va bene. Va bene. Io starò qui e cercherò di farvi godere questo momento meraviglioso. Che bello. Pezzo di Patty Pravo, dicevamo, a modo tuo. Brava, a modo Marika. Mio, a modo nostro. A modo di chi? Nostro. Siete pronti? No. Bravi, mi piace così.
sì, io sono qui a dirvi cose per me importanti. È sbagliata la base e la cambiamo. Perché dietro qual è il problema? Testo. Non importa, ragazzi, questo è il bello della diretta, ve l'abbiamo detto ma prima. Sì, e l'ho anche messa su io. Infatti. Le due ce ne sono e questa la tiriamo. Mi piace via. Che la colpa non sia solo okay. mia, no, però. Bello. Ok, ce la possiamo fare. Assolutamente sì. Ok. Ci siamo, ragazzi. Ma sì, io sono qui a dirvi cose per me importanti e voi non lo sapete se son parole o sentimenti. Però c'è chi parla di incoerenza, perché io sono io a modo mio. Ho fatto quel che ho voluto solo con me, guardando avanti. Pianti, ne ho troppo pochi, non è il caso che li racconti. Ho avuto, non ho avuto, tutto perfetto, tutto sbagliato, però io sono io. Scritte da un altro, però per darle a voi io le traduco e lui le porta dentro, così non per vantarmi nessuno può rimproverarmi. Cosa dirvi? Questa me la paga, questa me la paga. No, bravo!
bravi! Se, già di solito sembro un trans. Ma non è vero. Questa sera di più. Sei stata bravissima. Guerrino, dai. Questa la segno, la bravissima. Segno. Oh, 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 oh. Questa era una canzone, se non sbaglio, di Frank Sinatra, My Way, sbaglio? Sì, era esattamente, lei. Rivista poi da Baglioni, da Patti Bravo, l'hanno fatta in tutte le salse. La domanda che io mi faccio sempre è questa, ma se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank Sinatra non... Ciao, grazie, buonanotte. Rimango ancora un po', scusate, era pessima, lo so, ma la dovevo fare. Facciamo un applauso a Riccardo, per piacere, che è un meraviglioso conduttore, un meraviglioso speaker. E allora fatelo sto applauso a Riccardo, passo non dopo serve, con le monetine, dai. Facciamo l'applausometro, fate l'applauso a Marica, vedi che funziona di più, vedi, cosa vuoi? È il rosso che slancia. Gli amici li ho pagati prima. Per quello. So che magari vedi. Accadono queste cose e io mi preparo prima. Giusto. Vorrei giusto. Ora qui il nostro gentleman. Oh, ma davvero? Davvero. Lui è Marco. Conosciuto come Marco Gentleman perché con le donne... Uma c'è sa fare. Sbaglio, anche lui è uno dei nostri ascoltatori su RC Radio. È vero, ci segue, commenta e canta ora per noi un pezzo degli U2. Ah, però Mortacci Pippo, ma sei come? Pronto? Sì, io sì. With or without you. Attenti che qui l'accompagnamento con le mani potrebbe diventare fondamentale. Brava la signora lì in fondo, da poco la bionda. Mi piace, è attenta. Bel lavoro la bionda, eh? Signora, attenta perché il gentleman l'ha già puntata. Siede sunset in your eyes, siede tone twist in your side, I wait for you. Slide of hand and twist on feet, a bed on nail, she makes me wait, and I wait. But I won't, and I will.
e due. Un applauso a Marco, il nostro Bono Vox, Marica, Carabois e a Teo Mammucari versione 2. Ma come? No. Ma addirittura. Ma che Teo Mammucari, ma povero, povero Teo Mammucari. Ma appunto, ma lasciamolo dove sta, che il suo lo fa, basta, no? Lo fa. Diciamo che Riccardo è un po' più pallido di Teo Mammucari, però è più bravo. Cosa Riccardo, c'entra? Lui va in ferie più volte rispetto a me, questo non c'entra assolutamente nulla. E sarà pure vero. Capirai. Però tu sei molto più bravo di Teo Mammucari. È una differenza che si sta sui milioni proprio che uno può... Ma no, non parliamo di soldi stasera, ci mancherebbe altro. È il momento di un gruppo di ragazzi, di interpreti, che canteranno per noi un brano classico dei Nomadi. Ah, bene, ci mancavano infatti stasera ancora. Io sono incerta sui nomi che mi hanno dato, perché me ne hanno dati scritti alcuni e poi a voce tutta un'altra cosa. E allora li chiamiamo e poi li ripetiamo tutti insieme, che dici? Elisa e Priscilla mi dicono, più Cristina... E Miotto. Ebbene sì, sì. E forse Miotto è l'unico nome di cui siamo sicuri. Io direi di sì. I Miotto, perché più di uno devono giungere. Eccolo qua, il primo. Eccolo, uno Miotto c'è. E allora microfonati. E io direi anche di invitare Massimo Pradella. Assolutamente sì. Ad aggregarsi al team di Canterini. Cugino. Ludovico. Gino, vieni. Ludovico, vieni anche tu per piacere. Ludovico. Chi abbiamo ancora? Chi abbiamo? Ancora uno, dai, ne vogliamo ancora uno. Cugino, vieni. Massimo, Priscilla sta arrivando. Vieni a cantare con noi. Cristina, vieni. Cugina, vieni. Moro, se volete un formaggio in forma, Moro, caseificio Moro. Sto facendo una Qua si fa pubblicità così. Non ho capito. Grande Moro, avanzo mezza forma di mezzano. Se volete restare belli, asciutti, andate da Moro. C'è il formaggio che fa per voi. Abbiamo capito che stasera i vini Miotto, naturalmente. Stiamo impazzendo qui. Marica, andiamo via, andiamo via. Prosecco e Malbec Miotto. Andiamo via, fanno loro. Sì. È giusto, eh. Direi che possiamo far partire questo brano. Sì, poi dai. Capiamo se l'imbarazzo ragazzi, dei ragazzi se ne va con l'interpretazione degli amici. No, io non lo so, però ci provo. Io vagabondo. Io invito tutti a partecipare al coro di questo brano. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere. Settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il calore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo. Sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Può essere l'età.
Ci piace così. Sì, sì. Potremmo definirli i Miotto Band. Perché no? Vero, perché no? Vero, vero. The Miottos. The Miottos. Esatto. Ci piace. Va bene. Allora, il mare d'inverno. Loredana Bertè. Non ce la farai? Ha detto che non ce la farà. Noi non ci importa assolutamente se ma ce la farai o no. Elisa? Guarda. Ok. Sei tu, Elisa. Già hai già un nome da cantante, quindi per forza la devi cantare. No, canzone. Tanto così per capirci. Fai un saluto anche tu agli amici di Veneto Globe che ti stanno guardando e agli amici di RC Radio che ti ascoltano. Canta per noi il mare d'inverno nella versione della Loredana Bertè. E non è sola. Microfonatevi, ragazzi. Anche Priscilla si unisce. È un altro trio. TV. Verso l'interno, qualche nuvola tra cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti visibili, rincorsi dai cani. Sanche parabole di vecchi gabbiani. Dio, che rimango qui sola a cercare un caffè. Mare d'inverno, è concetto che il pensiero non considera. È un poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Macchine tracciano soli su strade dove la pioggia di estate non cade. Ed io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. È una musica banale, si diffonderà. Nuove avventure, discoteche nuove.
concerto, nel mio ombrellone che rimane aperto, mi tuffo perplesso ai momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Questo, nella pagina Cara Voice che potete trovare in Facebook, potreste tenere d'occhio le puntate, le serate in cui facciamo talent show, perché sono delle serate dedicate anche a chi fa cose differenti dal canto, tipo questo strumentista che abbiamo scoperto proprio ora con Elisa e Priscilla. Esatto. E adesso è giunto il momento di ringraziare ancora una volta il nostro sponsor, Idea Capelli. Vuoi stupire tutti con un nuovo look? Idea Capelli è il posto giusto per te. Professionalità, arte e un pizzico di ingegno ti travolgeranno e ti porteranno nel magico mondo dei prodotti Paul Mitchell. Tagli fashion, colori, messi in piega, trucco sposa e molto altro ti aspettano a Oderzo in Viale Frassinetti 10. Per informazioni 0422 716391. Idea Capelli, un nome, una garanzia. Ed è proprio così, sì, ce l'hanno dimostrato questa sera. In un attimo e con pochi strumenti hanno rivoluzionato il look delle nostre amiche. Anche un po' il mio, eh? Sì, sì, è vero, ti hanno sistemato il ciuffo. Sì, allora, sì. Beppe, è il tuo momento. Arriva un brano di Vasco Rossi. Intanto ricordiamo a tutti che siamo in diretta radio su RC o anche in diretta video su venetoglobe.com, quindi scaricate l'applicazione se volete seguirci oppure cliccate www.venetoglobe.com e ci trovate. Siamo in diretta, siamo brutti, è vero, lo so, ma c'è Marica che peraltro almeno un qualcosa di buono lo dà. Sì, un po' palliduccia questa sera, ma anche insomma, io, insomma, bene. Non voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo e anche a voi che siete qui in sala che tutti i mercoledì qui al Central Park, sì, una settimana sì, una settimana no, quindi poi tutti vediamo, i mercoledì, sì, ogni 15 giorni, okay, a dire la verità. Faremo delle serate di karaoke, alcune in diretta, altre no, altre solo con la radio, altre ancora con Veneto Globe. Chi lo sa? Però ci sarà da divertirsi, sempre in compagnia di Cara Voice. Sono le... che ore sono? 23.42, abbiamo ancora più o meno una ventina di minuti di diretta. E riusciremo giusto giusto a regalarvi gli ultimi talenti di questa serata. Con Ciao di Vasco Rossi sta per cantare per noi Beppe. Grande Beppe, l'applauso vostro per Beppe. Grazie. Anche se non lo so, non vorrei, ma per
credo proprio che sia così. Sarebbe comodo, sì, ma io non sono come te. Anche se dove andrò non sarei o non sarò. No, questo è un amore grande, sì. Vuoi che ti dica così, ma io non sono come te. Sai cosa ti dico? Ciao! Non posso stare senza te, senza più tanti se, senza tanti ma perché, senza un amore così, io posso stare sì. Ciao! Sai cosa vuol dire ciao? Vuol dire un'altra come te. E mai più tanti se, e mai più nessun perché. Ci si illude ancora sì. Un amore grande sì, vuoi che ti dica così, ma io non sono come te. Ciao, in fondo basta dire che già io sto meglio senza te. Senza più tanti se, senza tanti ma perché, senza un amore così, io posso fare sì. Ciao, sai cosa vuol dire ciao? Vuol dire un'altra come te. E mai più tanti se, e mai più nessun perché, senza un amore così, io posso stare sì. Ciao, in fondo basta dire che già io sto meglio senza te. Senza più tanti se, senza tanti ma perché, senza un amore così, io posso stare sì. Ciao. E facciamo un grande applauso a Beppe. Bravo Beppe, meraviglia. E il buon Vasco Rossi. E proseguiamo proprio con un altro Vasco Rossi. Ma dai. È la Vasco Session. Meraviglia. Sì, vorrei qui con noi Vincenzo. Eccolo! Peraltro lo possiamo dire. Ma di quello che te pare. Noi venerdì scorso, non diciamo dove, non diciamo come, non diciamo perché, abbiamo fatto un talent show. Ah, sì. E sì. Vincenzo, che ha cantato una canzone, forse quella che sta per cantare adesso, è classificato non al terzo posto, ma neanche al secondo, il primo classificato. Fategli un applauso. Grande Vincenzo. E il secondo classificato, possiamo dirlo, sì, è stato un fisarmonicista. Vero, ma che bello, vero, vero. Quindi appunto seguite i talent scout di Caravoice, sì, perché è bello, ci sono musicisti, cabarettisti, maghi, di tutto, attori, di più, sì, di tutto, tutto di più. Più avete una passione diversa dal canto, portatela al talent scout di Caravoice. Canta per noi ora un pezzo stupendo.
Vincenzo, cioè, sempre stupendo. Quella, ma va bene, non quella ti preoccupare. È più forte di me.
resto qui. O se ritorno, se ritorno. Ufficiale. È già scappato, hai visto? Non sei neanche preso l'applauso, mannaggia. Perché mannaggia. Si sente gli occhi addosso di qualcuno che noi abbiamo visto, insomma. Allora, posso farla questa cosa? Io di solito al karaoke la faccio. Anna, vieni un secondo solo, per favore. No, tranquilla, non ti preoccupare. È per i capelli, no, non ti preoccupare. Sì, volevamo farvi Vincenzo, vedere. Scusa? Puoi venire? No, un attimo, non ti preoccupare. Siamo solo in diretta, ancora per qualche minuto. Anna, saluta i nostri amici di Veneto Globo che ci stanno guardando. Sta arrivando anche Vincenzo, prego, accomodati. Volevo presentarti Anna, che ha apprezzato la tua esibizione. Un bacino ve lo potete dare. Fate un applauso a questa cosa. Anna, non bravi, ti preoccupare, bravi, perché bravi. Vincenzo fa sempre questo effetto. Sì, in giro. Ma infatti per quello dico. C'è sempre una povera ragazza che viene capizzata dal nostro esatto, esatto. Buonissimo Riccardo, Però sei visto una che brutta hai apprezzato. Persona. Riccardo, sei Dimmi. Proprio cattivo però, lo so, cioè lo è diventata so. Fucsia come le sedi. Rossordo. No, ti ho imbarazzata davvero? No. Aspetta, figurati, aspetta, aspetta. Aspetta figurati. Un attimo, scusa, chiedile fare... scusa, dalle un bacino, dai. Ecco, a posto. Ecco, dai, grazie. Dai. Ha chiesto scusa. Facciamo un applauso a Anna, uno grazie, a Vincenzo, Anna. Uno a Riccardo, ma uno grandissimo lo dobbiamo fare all'uomo che sta per venire a cantare ora. Ah, beh. Cari amici telespettatori, io sto per presentarvi uno degli uomini più accattivanti e sexy di Fontanelle. Solo? Solo? Tutto qui? No, è anche un pericoloso uomo d'azione, fa corsi di discipline orientali per la salvaguardia delle donne, è e un poi? Ballerino, è un cantante, è il mio bodyguard personale. Ah. Ebbene sì, sta per giungere tra noi Roberto Bodyguard. Eccolo Roberto, accomodati! Lo noterete in tutta la sua bellezza. Con questo passo felpato raggiunge la postazione microfono. E si farà, e si farà accompagnare. Aspetta Donella. Robby che aspetta che lui fa da solo. Capisce. Aspetta che lui. Prego, prego. Antonella in console, grazie. Lui ha una passione particolare per le donne. Capirai. E quindi si fa accompagnare in questi pezzi che sa assolutamente cantare da solo, ma è così proprio per avere la vicinanza di una donna. In questo caso da Antonella, ne sceglie una a sera. Lui è così, gli piacciono proprio le donne. Canta sì. Per noi l'emozione non ha voce. Uno dei brani che lo ha reso celebre. Sei pronto, Roberto? Sempre. Lo è. Prova. Antonella, fai la tua piccola parte, Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce e mi manca il po' respiro, e mi manca un po' il respiro. Se ci sei troppa luce, la mia anima si fane come musica di tratto. Sai, mi prende e si accende con i baci. Canta un po' di meno per cortesia. Io con te sarò sincero. Meno, meno. Resterò meno. Quel che sono. Ok. Non metto mai, lo giuro. Ma se tradisci, non perdono. Yeah.
sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Roberto, ma sei sempre bravo. Incredibilmente bravo, batti un 5. Complimenti davvero, grande. E lui è così, vive questi momenti di gloria al Caravoice, si gratifica e sta bene tutta la settimana. Meno male. Grazie meno male. A questa cosa bellissima che è il canto. Giusto. Ma tu lo sai che è già arrivata a mezzanotte. Io quello stavo dicendo, purtroppo. Pazzesco! Amici di Veneto Globo, amici di RC Radio, siamo arrivati alla fine di questa diretta radio televisiva meravigliosa. Per la prima volta qui al Central Park Caffè. Un grande l'applauso grazie vostro. Grazie al Central Park Caffè di Oderzo che ci ha ospitato, il locale che si trova all'interno del Parco Stella. Esatto. Dal quale ci auguriamo di farvi vivere tante altre belle serate in compagnia. Succederà. Nostra, ma soprattutto dei nostri fantastici talenti. Sì. E che ci accompagnano, insomma, nelle occasioni Caravoice. E allora noi vogliamo a questo punto salutare tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento in diretta, sia radio che televisiva. L'appuntamento ve lo faremo sapere perché ancora non c'è, ma ci sono tante cose in ballo. Quindi grazie amici di RC Radio, grazie amici di Veneto Globe. Grazie a tutti, noi vi auguriamo buonanotte. Grazie Marika. Grazie a te Riccardo. E grazie ai nostri ospiti qui stasera al Central Park Caffè. E noi vi aspettiamo in diretta radio giovedì dalle 18 alle 22. Domani. E poi tutti i giovedì con My Voice in RC Radio. Buonanotte a tutti, grazie. Ciao. Ciao.